capisce il perché di un meritato terzo posto in classifica. I ragazzi muti di Materazzi, anch'egli senza parola, si schierano con Muro e Rifinitura, Gutierrez libero e Rizzolo nuovamente al centro dell'attacco. Dall'altra parte del campo non ci sono Nicolini, Stromberg e Fortunato in attesa dell'Inter. Intorno al quarto d'ora biancazzurri in vantaggio su punizione di Ruben Sosa, il più bravo e veloce di tutti è Marino, che alla fine risulterà poi tra i migliori. Sotto l'incitamento di una curva nord ammirevole, la Lazio continua incessantemente ad attaccare, sfiora in più occasioni il raddoppio, il che starebbe a significare quantomeno i tempi supplementari, ma inevitabilmente si espone al contropiede dell'Atalanta. Il servizio di Pritz per Madonna è millimetrico e con un nome così non si può che segnare. 1-1 e tutti negli spogliatoi. La ripresa ricalca in pieno i temi annunciati dalla prima parte della gara. Dopo 4 minuti Gregucci segna la rete del 2-1. L'Atalanta si chiude con dignità nella propria area. Ruben Sosa colpisce il palo, De Zotti si fa vedere al posto di Di Canio. Poi è ancora il contropiede degli ospiti ad aumentare il thrilling di un tranquillo mercoledì non proprio da leoni. Serioli dà a Madonna la palla del 2-2, che fa svanire in un attimo le ultime aspirazioni della compagine di Materazzi. C'è ancora il tempo per un po' di attacchi laziali e per la rete di Pin che fa 3-2. In attesa che la società biancazzurra si ricordi dei propri obblighi, andiamo ad ascoltare il simpatico Mondonico. Come tecnico ho visto una buona gara per mezz'ora fino all'1-1, poi chiaramente ho visto una gara che magari a qualcuno può piacere, certamente a me non è piaciuta, perché come tecnico tatticamente non è che la cosa mi abbia detto più di tanto. Domenica avrete di che divertirvi con l'Inter, no? Ancora sarà un'altra misura del vostro valore, si può battere l'Inter però, io credo di sì. No, domenica c'è soprattutto da soffrire un'altra volta, come abbiamo sofferto a Torino e come abbiamo sofferto oggi con la Lazio. D'altronde si sa che noi squadre di provincia dobbiamo fare della sofferenza calcistica, dell'agonismo una nostra prerogativa, e perciò è importante essere disposti a farlo, è importante non andare in campo a fare magari così giocate sul velluto, colpi di tacco, perché chiaramente caderemo nel ridicolo. Un'ultima domanda fuori, diciamo, dall'ambito strettamente tecnico. La Lazio da un po' di tempo rifiuta di parlare con la stampa, con la radio, con la televisione. Lei che invece è sempre molto attenta a queste esigenze dei colleghi, che cosa pensa? Ma bisognerebbe conoscere le cose in profondità. Da parte mia ritengo così che il giusto dialogo, il giusto rapporto con gli organi di stampa, come con i propri tifosi, sia un obbligo che noi abbiamo. Per ora non sono stato obbligato a fare questo, anzi la cosa la prendo molto, molto tranquillamente, perché oltretutto così non è che mi faccia dispiacere. È chiaro che così, se qualche volta mi capiterà di non essere d'accordo con qualcuno o qualcosa, allora salterà fuori l'obbligo e perciò l'educazione mi imporrà magari di venire a parlare ugualmente, ripeto, senza conoscere e soprattutto senza voler criticare l'operato della Lazio, ci mancherebbe altro.